Un conto alla rovescia che fa venir voglia di festeggiare. Solo 100 giorni, infatti, separano i maturandi dalla prima prova scritta. Una tradizione nata forse quando venne istituito l'esame di maturità e che accomuna per un giorno tutti gli studenti d'Italia. Ieri con i nostri compagni abbiamo deciso di andare tutti insieme fuori al ristorante, abbiamo comprato una torta con il nome della nostra classe, eravamo tutti felici, ci sentivamo finalmente uniti, soprattutto dopo questi anni di Covid abbiamo avuto la possibilità di festeggiare tutti insieme. Dopo 2 anni di DAD, ovviamente non era nei nostri programmi fare 2 iscritti, però grazie ai professori riusciremo a superare anche questo. Stiamo iniziando ovviamente con le esercitazioni, quindi rifacendo gli iscritti, facendo più versioni e poi ovviamente anche magari qualche tema per esercitarci appunto. I 100 giorni li abbiamo passati tutta la classe vivendo momenti anche felici, scherzando, cercando anche di ricordare tutti gli anni che abbiamo passato assieme. Non è molto facile dopo 2 anni di DAD, è diverso seguirla sia in presenza che in DAD. E sinceramente la stiamo vivendo molto. È un poco traballante come situazione. Nella vita di qualsiasi studente la maturità è un passo, è come un'iniziazione, perché letteralmente dopo 5 anni di superiori ci prepara alla vita vera. E ieri, come appunto la mancanza dei 100 giorni alla maturità, tra paure, comunque felicità, tante, tante emozioni, siamo andati comunque in campagna da un mio compagno di classe, abbiamo fatto comunque una torta, un'arrostita e questo. È stato molto bello, però. Diciamo che la maturità appunto è importantissima, però di come abbiamo vissuto questo nostro percorso scolastico, ecco, poteva essere fatta meglio. Una maturità particolarmente sofferta da studenti e personale scolastico per via dell'incertezza legata allo svolgimento. Stiamo cercando di aiutarli, seguendoli e attenzionandoli in particolar modo, ma non solo con il lavoro didattico, ma anche con un lavoro, grandi stimoli psicologici e con grande empatia. E adesso finalmente torniamo quasi alla normalità perché ci sono le prove scritte come 3 anni fa. Ci sarà la prima prova sul programma ministeriale, ma la seconda prova adattata questa volta al programma svolto in classe, quindi più semplice per i ragazzi. Un'incertezza dovuta alla crisi pandemica, da cui non siamo ancora totalmente usciti, e peggiorata dalla guerra tra Ucraina e Russia, che al suo 20° giorno non sembra voler volgere al termine. Un pensiero, quello della guerra, che fa riflettere i giovani studenti, che si fanno vicini e solidali nei confronti dei coetanei ucraini. I nostri festeggiamenti non sono stati molto grandi, ma qualcosa di più piccolo, perché appunto loro, anziché festeggiare la loro maturità, stanno appunto vivendo questo periodo di guerra e noi siamo vicini a loro anche perché siamo un po' spaventati da quella che è la situazione che stiamo vivendo. Io uscendo anche da un periodo di pandemia abbiamo deciso di non festeggiare, rimanendo anche solidali ai ragazzi in Ucraina che scappano appunto alla guerra.